Meloni ha risposta immediata dei senatori ai rappresentanti del governo. Buon pomeriggio, prima seduta del Question Time del Senato dopo le elezioni europee. Le polemiche in vista del 2 giugno e anche quelle che riguardano l'acquisto degli aerei militari F-35, le norme per i veicoli immatricolati all'estero e il prezzo del grano tra i temi di questa seduta, ai quali risponderanno il Ministro dell'Interno Salvini, la Ministra della Difesa Trenta e il titolare del Dicastero delle Politiche Agricole Centinaio, che sono già arrivati in aula, come possiamo vedere, hanno preso già posto. In primo piano però, lo dicevamo, le polemiche sul tema dell'inclusione, che è il tema scelto quest'anno per la tradizionale sfilata militare dei fori imperiali del 2 giugno, per celebrare il 73° anniversario della Repubblica Italiana. Tema che secondo Fratelli d'Italia, come dicono in questa interrogazione, non riconosce quelle che invece sono le reali vocazioni delle forze armate, ossia, scrive Fratelli d'Italia, assicurare sicurezza e sovranità nazionale. E ascolteremo proprio su questo punto la risposta in diretta della Ministra Trenta, che ci aggiornerà anche con un'altra interrogazione sull'analisi costo-benefici per l'acquisto degli F-35, degli aerei militari che dovrebbero essere utilizzati in alcune operazioni. Ma vedremo anche se sono pronti i decreti proposti in un'altra interrogazione sempre di oggi del Movimento 5 Stelle, dei provvedimenti concreti per tutelare la salute dei militari italiani che si ammalano dopo le missioni all'estero per l'utilizzo di proiettili di uranio impoverito. Anche su questo argomento, su questa terza interrogazione, risponderà la Ministra Trenta. Torna poi all'attenzione di quest'Aula, proprio in un altro question time, si era parlato del tema della stretta alla circolazione delle targhe estere in Italia per i lavoratori frontalieri che utilizzano invece delle auto aziendali che sono estere e che per questo motivo rischiano delle sanzioni pesanti che possono andare da 750 euro fino a 2.800. E queste restrizioni erano state proprio introdotte con il decreto sicurezza e avevano cambiato alcune norme del codice della strada. Ma sembrerebbe che su questo tema una soluzione è già pronta, in quanto la scorsa settimana c'è stato un incontro interministeriale tra il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell'Interno. Sarebbe arrivata una soluzione. Allora ascolteremo proprio dalla prima interrogazione la risposta del Ministro Salvini. Vediamo che è entrato anche il Presidente della Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha preso posto e che darà proprio inizio a questa seduta di Question Time. Ma lo dicevamo, poi ci sono le interrogazioni rivolte al Ministro delle Politiche Agricole Centinaio. Sapremo da lui se verrà costituita o meno la Commissione Unica Nazionale per la quotazione del grano duro. Ascoltiamo un attimo la Presidente Casellati, che ha preso la parola. Interrogazioni e risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 del regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'Interno, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, il Ministro della Difesa. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso. La senatrice Unterberger illustra l'interrogazione numero 865 concernente le disposizioni del Ministero dell'Interno applicative del divieto di circolazione con veicoli immatricolati all'estero per i residenti in Italia per 3 minuti. Grazie Presidente. Onorevole Ministro, il decreto sicurezza ha introdotto una novella dell'articolo 93.